Altra nota iniziale, ma nei primi anni del Novecento, quegli artisti nati alla fine del 1800, 1879, 1879 iniziano a dare così, 1985 Rigoni e così via, i primi anni, il primo decennio del Novecento, scorazzano l'Europa in cerca della verità, in cerca della nuova arte. Quindi erano, non erano artisti di campagna chiusi nei loro studioli di un paese, di una città di provincia o dei paesi della provincia. Vindizio Andrani Presenti era a Parigi, poi a Milano, Mario Lomini era a Monaco, e poi Sebeghini, non parliamo, a Venezia. E insomma, si sono formati questi artisti dell'ultimo Ottocento, nati, compreso quel che Bartoli definisce poi la generazione dell'Ottanta, si sono formati scorazzando per l'Europa per capire cosa stava succedendo, perché non c'erano i cellulari, non c'era la televisione, avevano sentito parlare di impressionismo, di divisionismo, di espressionismo a Monaco, e quindi volevano essere sul posto. Avevano 20 anni, 22, 23, 25, facevano le accademie,